Un saluto da Modena Busetta, ultima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo per voi di fronte le Coq Sportive contro Deportivo Aperitivo. Una partita direi molto interessante, visto che le squadre vogliono accedere entrambe in zona UEFA, ma in questo campo solo una forse andrà a giocarsi la Coppa UEFA. Arbitra il signor Vicari, tutto pronto, tra poco si comincia. Qui ci saluta Cannella, ahimè, infortunato. A tra poco. Poi attenzione al contropiede delle Coq, dov'è la difesa Deportivo? Leone di Fede è stato bravo a tenere la porta inviolata qui. Incorpora, qui perde il pallone, si intestardisce un po' troppo. Attenzione, prateria per Di Franco, Messiti un po' pazzo e Di Franco a porta sguarnita. Errore grave di Messiti, però diciamo che la difesa delle Coq Sportive non è da meno. E quindi 1-0 Deportivo Aperitivo, ha segnato il gordo Di Franco, 1-0. Due su di lui riescono a fermarlo, però Leone cerca di resistere. Poi attenzione a questa palla per Rizzo, che non la colpisce bene. Difesa allora non ha nessun problema a bloccare il pericolo. Incorpora, si è ripreso dalla botta di poco fa. Attenzione, questa palla è pericolosa. Alla meglio Leone, Leone la traversa di Mattia Leone. Che pericolo dalle parti di difesa. Leone, Navarra, poi ancora Leone che perde il pallone, gliela ruba Cristian Di Franco. Poi attenzione a Navarra e il suo mancino. Il pericolo qui ancora per la difesa del Deportivo Aperitivo. Poi attenzione, questa palla pericolosa, Navarra non l'ha vista. Poi attenzione qui, massa male la difesa delle Coq. Di Franco cade a terra e forse c'è calcio di rigore. Vedremo un po', sì, calcio di rigore per il Deportivo Aperitivo. Il fallo di Rizzo. Non c'è nessun dubbio per il direttore di gara e quindi c'è la possibilità per portarsi avanti sul 2-0 per il Deportivo Aperitivo. E la batterà Cristian Di Franco. Quindi Di Franco contro Messiti. Va Di Franco! È il gordo per il 2-0. Minuto 19, Deportivo 2, Le Coq 0. Difesa. Alifuda col tacco che diventa un assist per Leone! E qui Alifuda davvero la stava combinando grossissima. Comunque rimessa dal fondo. Palla sul secondo palo. Navarra non riesce a prenderla bene. Occhio perché la palla è ancora in gioco. Contropiede Deportivo Di Franco. Gaio accompagna l'azione. Viene servito adesso Gianluca Gaio. L'attende in corpo. La palla che non passa. Poi Gaio sul fondo. Finisce il primo tempo con il Deportivo avanti per 2-0. Decide fin qui la doppietta di Cristian Di Franco, che sta disputando una egregia partita. Le Coq che faticano ad attaccare, provano a segnare con Mattia Leone, ma fanno buona guardia ai difensori Deportivo Aperitivo. Comunque poco spettacolo, ma il punteggio vede avanti Deportivo Aperitivo sul 2-0. Squadra di riposo e ci riposiamo anche noi. Lorre. Poi incorpora, rimettere l'avanti, recupera adesso Navarra, la palla sul mancino, lo prova! E qui Di Fede che vola e manda in calcio d'angolo! Chapeau per Filippo Di Fede! Qui Culotta riesce a controllare, sta arrivando Di Franco. Culotta però cerca di resistere ancora Culotta, adesso lo serve Di Franco in area di rigore, Di Franco! E poi sbuca! Domenico Culotta per il 3-0 Deportivo Aperitivo, quando siamo al terzo minuto di gioco del secondo tempo.
Incorpora, se la allunga un po' troppo, allora ruba palla Culotta. Contropiede portiere aperitivo. Culotta velocissimo, non riesce a fermare nessuno. Poi Mesito in uscita, la palla ancora è lì. Adesso c'è la ripartenza delle coppe sportive con Leone. E ancora Leone che punta l'avversario. Leone. Purtroppo solo. E poi Leone però si riesce a inventarsi questa perla. 3-1, partita riaperta. Mattia Leone. Culotta. Palla dentro, attenzione, gli scappa Mesiti e poi Bergamotti per il 4-1. Tornano a segnare Deportivo Aperitivo. Calcio d'angolo per Lecoq. Palla dentro, Leone che traversa. Attenzione perché la palla è ancora in gioco. Bergamotti, passaggio un po' rischioso verso Culotta. Adesso Deportivo cerca di fare gioco con Culotta che ha spazio. Culotta, ottimo muro di Navarra, attenzione, la palla verso Ali Fuda, Alessandra Ali Fuda, credo che siamo sul 5-1, sì. Poi per Bergamotti, grande apertura verso Gaio, sta provando il controllo, Gaio, poi per il tacco, forse, sì, credo che l'abbia presa col tacco Ali Fuda, un gol pazzesco questo, per il 6-1. Leone comunque resiste, porta avanti il pallone, porta avanti l'azione Mattia Leone, però gli ruba il pallone Lifuda, Leone che resiste però, Leone potrebbe aprire per Incorpora, che prova la conclusione e poi c'è il colpo di testa, di Rizzo salva sulla linea Lorre, che occasione qui per le Coq Sportif. Navarra, tanta confusione in campo. Adesso la palla ce l'hanno il Deportivo che però la perde, attenzione Navarra, che errore di Nani Navarra, non è riuscito a approfittare di questo regalo di Ali Fuda. Navarra a terra, recupera il Deportivo Aperitivo, Ali Fuda, palla ancora per Di Franco, scambia con Lorre, ancora Di Franco, che vince il rimpallo Di Franco, entra nel rigore Di Franco, Mesiti, gli chiude lo spazio, calcio d'angolo. Di Franco corto per Gaglia, la mette dentro e prova ancora il tacco Ali Fuda, stavolta il palo e Gaglia in gol, poteva essere tripletta per il giocatore del Deportivo Aperitivo. Gaglio ha spazio per tirare, attenzione Gaglio lo potrebbe provare, invece si inventa quel sustit per Ali Fuda, forse nemmeno il numero 7 del Deportivo si aspettava questo passaggio, non riesce a trovare la tripletta Ali Fuda. Lorre, Ali Fuda, cercare Di Franco, deve girarsi Di Franco, poi si inventa questa palla per Ali Fuda e c'è una gran parata stavolta di Ruggero Mesiti.
10-1, Roma! Scusa, come combinare allora? Oh!